Salve a tutte e tutti. Oggi è un giorno soleggiato e beh, hanno fatto non so se 26 o 28 gradi, però adesso già si sta nuvolando e forse andrà pure sotto zero stanotte. È un tempo strano. Domani sarà nuvoloso e più fresco. Beh, vi mando un saluto a tutti. Grazie di seguirmi. Ci sono nuovi iscritti. Sono contento. Vi saluto a tutti, vi do il benvenuto nel mio canale Sant'Enchan. Grazie per aver superato la quota 12.000 visioni. Devo fare un video commemorativo di questa cifra o di festeggiamento. Però non mi decido a farlo perché sto lavorando molto col cellulare. Comunque, un saluto particolare a Elo Viola e a Marco Travaglio. E visto che a Marco Travaglio in varie occasioni già gli ho detto che io sono disponibile a essere il capitano della nave, che lui tanto cercava un capitano per la nave perché dice che è una nave senza capitani. E beh, adesso c'ho anche una camicia bianca che mi sembra proprio deportiva. Allora mi candido come capitano, però è giusto che presenti un curriculum, che non l'ho fatto fino adesso. E quindi presento il mio curriculum, così Travaglio, se vuole, mi prende come giornalista nel Fatto Quotidiano. Beh, inizio. Io dai 12 anni volevo essere uno scrittore. Mi sarebbe piaciuto scrivere libri. E quindi avrei voluto anche essere giornalista. Se c'è qualche editore, se tu, Marco Travaglio, vuoi che io collabori per la tua testata, sto qua. Poi ho anche delle idee che potrei presentare. Ma in questo trambusto che c'è in Italia, addirittura le cose di Siria passano in secondo piano, perché oggi anche c'è stata una gazzarra all'opposizione, il Movimento 5 Stelle è in accordo fra loro, PDL e PD, che i PD sostengono che quelli del PDL in fondo non sono così tanto corrotti, o addirittura che non c'è corruzione, o viceversa, adesso non mi ricordo. Quindi pensa se ascoltano le mie nozioni di politica. Quindi ho bisogno di una piattaforma da dove esprimermi, magari la stessa piattaforma che ha usato, non so, Rodotà, e adesso la può usare Sant'Enchan, niente di meno. Poi c'ho il sole contro, qui, cioè contro la camera, quindi non so come vendrà il filmato. Però, visto che non sto nella sala del transatlantico a Montecitorio, sto all'aperto, quindi un po' di sole andrà nella camera. Dicevo, e quindi io potrei fare l'inviato speciale, magari perché speciale che sto già qua, però che sarebbe speciale che io fossi inviato, anche se non mi devono inviare da nessuna parte perché già mi trovo all'estero. Quindi non sarei inviato, sarei speciale solamente. Però come si chiamano quelli che collaborano con una testata e non sono inviati? Perché non li ha inviati nessuno. Ah, sì, freelancer. Ecco, io sarei un freelancer. Infatti mi lancio, ossia mi butto e lancio la proposta. Voglio essere giornalista. Quello è essere freelancer. E poi magari ti ingaggiano e ti pagano. È quello che mi aspetto anch'io. Per il resto, ho delle idee originali su quello che succede là. Anche perché la politica non mi ha mai interessato. Adesso mi sto sforzando, vi potreste chiedere, ma perché sta diventando come l'incredibile Hulk? E che io, dopo qualche minuto che filmo, col cellulare in mano, mi fa male. Ah, mi fa male il braccio di filmare. E quindi la prossima volta
Devo cercare un supporto per il cellulare. Magari lo metto su un tavolinetto. Però adesso voglio finire, perché questo era solo un saluto per tutti voi che mi seguite. E già dei video che ho caricato in questi giorni li hanno visti 100 volte, quindi vuol dire che voi siete in molti a seguirmi. Almeno tutti gli iscritti, che sono 113. Vi saluto tutti. Ciao. Saluto solo una volta, altrimenti dovrei dire ciao, 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 ciao. Invece, reti unificate, vi saluto tutti gli iscritti. Ciao. Una volta per tutti. Farò delle novità. State attenti, non so manco io quello che farò. Però salutandovi cordialmente, e tu mi raccomando, travaglio. E rispondimi, mandami un video risposta dalla redazione del Fatto Quotidiano. Ciao. Ecco, un post scriptum. Io ho un sacco di pugilato, non perché ho praticato un sacco di pugilato, ma perché ho il sacco del pugilato. Infatti sta quasi nuovo, però è un sacco di pugilato. Ciao!